Prima di tutto ti chiederei, insomma, di presentarti in maniera molto semplice perché di te leggiamo Emanuela sullo schermo, vediamo insomma qualcosa che ci ricorda un po' il colore dei francescani, ma anche qualcosa che ci ricorda un monastero. Vediamo anche però delle cuffie moderne, eh? E già questa cosa ci dice anche qualcosa, insomma, delle scelte che tu e voi e le tue sorelle avete fatto anche negli ultimi anni, no? Sto già spoilerando un po', però vabbè, ti lascio la parola. Sono Suor Emanuela Roberta, sono nativa di Iseo, sul lago di Iseo in provincia di Brescia. Ho 50 anni e sono in monastero da 24 anni. Ho vissuto una vita normalissima come quella di tanti ragazzi della mia età, insomma, in una famiglia normale. I miei genitori, due fratelli, uno più grande e uno più piccolo. E ho studiato ragioneria, poi economia e commercio, ho fatto qualche anno di conservatorio, ho studiato organo. E poi piano piano, insomma, mi accompagnava un po' questa idea della vocazione, anche se in realtà l'ultima forma di consacrazione che avrei immaginato per me era quella della clausura. Mi impegnavo parecchio in oratorio, sia come catechista che come animatrice degli adolescenti, del Grest, ecco, queste attività che per me sono state un po' il dare forma concreta alla mia vita di fede, al mio incontro con il Signore, che è passato attraverso tanti volti, amici e tante esperienze belle, ecco, fatte sia ricevute come esperienza in oratorio, sia poi donate magari come formatrice, come catechista. E dentro questo servizio in oratorio, pian piano ho maturato un po' l'idea del come poter spendere la mia vita per gli altri. Tutto però a partire da un incontro un po' speciale che ho vissuto con il Signore in un'esperienza di misericordia grande, proprio attraverso il sacramento della confessione. È stato un momento di grazia enorme per me, nel sentirmi accolta così com'ero, con tutta la mia fragilità, amata proprio dentro la mia fragilità, e questo per me è stato qualcosa di dirompente, di assolutamente sconvolgente, sentire che il mio peccato non poteva assolutamente mettere una parola definitiva sulla mia vita, ma che anzi poteva diventare il trampolino di lancio per una novità. E proprio partire da questa esperienza d'amore grande, di uno sguardo di amore posato sulla mia vita, è iniziata a nascere la domanda: ma come poter raccontare a tutti questa esperienza? Come poter esprimere la gioia di questo amore così gigantesco che mi aveva raggiunto? E sì, il servizio in oratorio poteva essere una possibilità, ma mi sembrava non potesse ancora bastare per dire veramente a tutti questa cosa. E allora, così, ascoltando un po' l'esperienza di Santa Teresina di Lisieux, che a un certo punto narra della sua vocazione, quando, riprendendo San Paolo, dice che la Chiesa è un po' come un corpo umano dove ci sono le membra, ci sono le mani, ci sono i piedi che operano, che quindi fanno opere di carità, però a questo corpo serve anche un cuore che faccia raggiungere, che irroghi tutto il corpo, no? E il cuore è qualcosa di molto nascosto, ma è assolutamente essenziale. Se non ci fosse il cuore, tutte le membra non potrebbero poi svolgere la loro attività. E questa immagine ha colpito fortemente anche me e ho iniziato a chiedermi perché non poter essere il cuore per poter davvero raggiungere tutti fino ai confini della terra, ecco. E lì ha lavorato un pochettino un po' questa idea, piano piano, fino all'incontro con le sorelle Clarisse qui a Louvre, dove siamo venuti con l'oratorio perché nel 93 si è celebrato l'anno clariano, si celebravano gli 800 anni della nascita di Santa Chiara. Allora quell'anno tutte le diocesi lombarde hanno fatto un percorso estivo per i Grest sulla figura di Santa Chiara e quindi abbiamo fatto una gita qua per conoscere le sorelle
E anche questo incontro è stato molto dirompente, anche perché appunto la mia idea era quella di una forma di consacrazione, ma nella vita attiva, ecco, quindi non riuscivo bene a capire come mai c'era questo fascino che mi raggiungeva e sono rimasta parecchio scossa dall'incontro con le sorelle. E da lì è nata un po' l'amicizia con loro, il chiedere un po' come era fatta questa vita, conoscere concretamente un po' di più Francesco, Chiara, queste figure che conoscevo magari più dai film e da certe immagini un po' affascinanti, romantiche, e poi scoprire che invece c'era qualcosa che proprio mi raggiungeva in profondità. E questo qualcosa era soprattutto l'umanità. L'umanità di Francesco e di Chiara, tutti e due. Questo essere così simili a me e vedere la loro grandezza, la loro santità e dire ma allora è possibile restituire questo amore anche per una persona semplice come posso essere io, con tante fragilità, con tante paure, con tante domande. In fondo anche Francesco e Chiara erano molto simili a me, ecco. E quindi dentro questo percorso poi scoprire che davvero c'era qualcosa che risuonava forte nel cuore e quindi mi sono lasciata un po' attrarre. Ecco. Ho capito. Ecco, ma mi veniva in mente intanto che tu parlavi, noi abbiamo Don Bosco e c'è la canzone che dice padre, maestro e amico, no? Mi viene in mente, ma alla suora, nel senso in questo caso alla suora, alla monaca, noi, cioè nel tuo caso, meglio, sorella, suora, madre, come vi dobbiamo chiamare? Sorelle. Okay. Quindi se Chiara, dico suora, sì. Emanuela, non va bene? Non va bene lo stesso? Sì, va bene perché l'abbreviazione di suora, di sorella. Però ecco, sì, Chiara si definiva sorella. Ok, ecco, hai detto alcune cose interessanti, però io volevo subito rompere l'ordine delle domande che ci eravamo messi d'accordo, sveliamo questa cosa ai genitori, che comunque non è che le domande sono proprio improvvisate, ma insomma si cerca di fare in modo che uno si possa preparare chiaramente, no? Poi vabbè, io tiro sempre fuori magari dal cilindro qualche cosa, però prima tu dicevi, ah io sono andata, sono stata colpita dal monastero, dalle Clarisse, l'Overe, e quindi ho deciso di fare questa scelta, sto riassumendo chiaramente, per amore nei confronti degli altri, no? E per donarmi agli altri, no? Non erano proprio così le parole, però il concetto un po' mi è arrivato questo qui. E a me viene subito questa domanda, ma non è un controsenso, un po' una provocazione, no? Chiaramente, il dire io voglio seguire San Francesco, che sappiamo tutti più o meno come è stata la sua, insomma, la sua vita, voglio aiutare il prossimo, voglio aiutare gli altri e quindi mi chiudo in un convento. Beh, mi viene da dire che la nostra fede è una fede fatta di paradossi, no? È una fede che ci dice che la vita sta dentro la morte, che il buio porta la luce, che le ferite portano risurrezione e quindi perché no, la clausura porta a abbracciare il mondo intero, ci sta, mi sembra che ci possa stare. Però appunto al di là magari degli slogan o delle frasi fatte, questa che poteva essere inizialmente una semplice intuizione, cammin facendo ti rendi conto di come davvero questa cosa si invera nel vissuto, nella carne, insomma. Si crea una sintonia profonda con quella che è in fondo la comune umanità, anche l'esperienza di Francesco, che è davvero un fratello universale, no? Credo che si collochi più che anche sul versante concreto dell'aiuto ai fratelli, ma c'è questa universalità che parte proprio dall'esperienza della comune umanità, cioè dal vivere una vita umana bella, ed è questo che poi comunica un messaggio profondo, che
che interpella tanto le persone, no? Che affascina. Com'è possibile che un uomo normale possa vivere così una vita così bella? È questo che affascina, no? E che ci porta poi anche alle domande profonde della fede. E lo stesso è per noi. Qualcuno dice che i monasteri hanno mura di vetro, trasparenti, perché non si sa bene come, però appunto all'esterno poi qualcosa arriva un po' misteriosamente, no? Non lo so, questo è quello che magari a volte le persone che ci accostano ci dicono, per cui comincio a credere che sia proprio vero. Capito, capito. Ma sentimi, ma mi facevo quest'altra domanda in realtà. Vabbè, facciamo magari un po' di chiarezza per chi non è avvezzo, no? Dal punto di vista femminile ci sono varie scelte in ambito religioso che una ragazza, una donna può fare. Appunto, le persone che maggiormente noi magari incrociamo nella vita di tutti i giorni sono un po' le suore, che possono essere appunto le misericordine, le suore di Don Bosco, le, che poi magari non si chiamano così, però Don Omar fai finta di niente, perché erano di salesiani, quindi ok? Le suore della, oddio, vabbè, verrò licenziato per questa dimenticanza, va bene? E poi ci sono le suore di insomma, varie tipologie, no? E poi ci sono i monaci e le monache che abbiamo conosciuto anche attraverso l'esperienza di Natale con il Monsignor D'Ercole, che era nel monastero, no? Che fanno invece una scelta più eremitica. Invece le Clarisse, giusto, mi sembra di capire che sia un po' una via di mezzo tra un monachesimo più tipo di San Benedetto, quindi l'eremita, e però appunto la ricerca della, anche della francescanità di San Francesco e Santa Chiara. Qual è la cosa, poi magari ho insomma semplificato un po' troppo, però qual è la cosa che tu senti più bella proprio di questo essere monaca di clausura, ma clarissa? È sicuramente un tratto che ci contraddistingue è quello della fraternità. Per Chiara è fondamentale questo aspetto rispetto magari ad altri ordini monastici che privilegiano, non so, il lavoro da sole o comunque buona parte della giornata in silenzio assoluto. Ecco. Per noi invece il tema della fraternità è proprio uno dei cardini, no? Per cui anche il lavoro, dove è possibile, quando è possibile, lo si fa insieme. Ci sono tanti momenti di scambio, la preghiera insieme, il lavoro insieme, incontri fraterni, di formazione, di confronto, di scambio. E questo è quello che è un po' anche il nostro banco di prova, ovviamente. Noi siamo in 24 in comunità, quindi insomma abbiamo modo di pestarci per bene i piedi, di litigare, ma anche di arricchirci con i doni che ciascuno porta, con la diversità che diventa ricchezza, insomma. E questo tratto della fraternità per noi è molto forte, che poi ovviamente è un tratto che non si chiude all'interno, ma è quello che ci permette poi di entrare in dialogo anche con tutte le persone che ci accostano, che ci frequentano. Abbiamo una foresteria dove accogliamo degli ospiti che chiedono appunto di essere accompagnati nella preghiera, di poter condividere con noi i momenti di preghiera. E quindi ci colpisce il fatto che quasi sempre gli ospiti chiedono magari anche un colloquio personale con una di noi, ma il tratto che apprezzano di più è proprio quello della fraternità. C'è un di più che viene comunicato attraverso l'essere sorelle. Forse anche perché è in un tempo in cui le relazioni davvero sono qualcosa di molto complesso, di molto faticoso, no? Il fatto che una comunità di donne, perché insomma si sa che le donne sono abbastanza complesse, che vivono insieme e che tentano di vivere insieme il Vangelo, è qualcosa che probabilmente parla, ecco, al di là appunto delle nostre fragilità, però è un tentativo di incarnare il Vangelo, ecco. Certo. Ecco, tu hai detto questa cosa e prima hai citato anche Santa Teresina di Lisieux, no? E mi ricordo, anche qui magari sbaglio, però mi sembra di ricordare che c'era un passaggio nei suoi scritti in cui lei, insomma, spiegava che c'era una suora che odiava proprio in maniera viscerale, allora lei si sforzava
di essere con questa consorella, diciamo, la migliore amica quasi, nel senso, proprio perché non la sopportava. Ecco, allora mi viene un po' questa domanda, tu che hai parlato di verità, di fatto stare insieme 25, non c'è qualche momento magari che ti verrebbe voglia di dire andate tutti a quel paese, di scappare dalla clausura perché proprio non ce la fai, o magari qualcosa che è successo che è stato anche un po' una prova del fuoco, diciamo, di questo vivere insieme un po' sotto uno stesso tetto, no? Tu sai, ne abbiamo parlato, che insomma io ho più di un figlio e capita, no? Quando sei in 6 in famiglia che dici vado a fare un giro perché non ce la faccio più, magari lì è un po' più complicato. Sì, è davvero la sfida delle relazioni fraterne, questo perché ovviamente è premesso che siamo donne normalissime, quindi anche noi litighiamo, facciamo tutto, insomma, e quindi ci viene voglia a volte di scappare o di dircele ben chiare. Sì, è davvero la gioia e la fatica più grande, quello dell'essere sorelle, perché non c'è niente come il conflitto, come la diversità, che fa emergere la verità di noi stesse, e di lì non ci si può scappare, ci devi fare i conti, no? E è proprio la sorella che ti rimanda allo sguardo di verità, che fa emergere appunto anche tutte le tue ombre. E nello stesso tempo però è grazie alle sorelle che ciascuna di noi può crescere e scoprire i suoi doni più belli, no? Grazie a uno sguardo posato, uno sguardo che comunque è uno sguardo d'amore. Poi a volte magari invece non è uno sguardo d'amore, però queste due cose stanno insieme. E per me sono state proprio le fatiche nelle relazioni fraterne che poi sono state un po' il crogiuolo di una crescita e anche di una relazione nuova con il Signore, la scoperta di un volto altro del Signore. Accettando di stare dentro quelle contraddizioni, quelle fatiche, a volte anche delle incomprensioni profonde che comunque capisci che non puoi colmare, non puoi ricomporre, accettare di stare dentro la vita così com'è, così come ti viene incontro, no? E questo ti obbliga a scavare sempre più in profondità e fare verità dentro di te. Scoprire che alla fine noi abbiamo solo noi stessi su cui poter lavorare, no? Io posso cambiare solo me stessa, non posso cambiare gli altri. L'altro rimane un mistero e non sono io che posso sapere come può procedere nel cammino, come deve essere diverso, no? Questa è una sfida molto grossa, perché ti obbliga a fare verità e a vedere delle cose che non sono piacevoli dentro di te, no? E però lì c'è il vero cammino di crescita. Sì, questo tra l'altro mi rubi anche un po' una domanda che volevo farti, è anche un po' un insegnamento, tra virgolette, un suggerimento che puoi dare a noi genitori, nel senso che tante volte magari appunto verrebbe da dire, vabbè, però c'è la sorella Emanuela, è là nel monastero, però è andata là, cioè cosa ne vuole sapere di quello che succede nella vita di tutti i giorni? E in realtà tante volte le fatiche di noi genitori sono proprio quelle di confrontarsi quotidianamente con i nostri figli, che nel nostro caso sono comunque dei ragazzi adolescenti belli, insomma, pimpanti, diciamo, e a volte si cerca, no, di far cambiare magari loro la testa dicendogli che sbagliano, dicendogli che devono fare quello che diciamo noi, o magari altre volte dicendo basta, non ti sopporto più, prendo e me ne vado, no? E invece mi sembra che questi due atteggiamenti non solo voi non possiate scappare, ma questa cosa vi obbliga poi, come dicevi tu, a fare verità con te stesso e quindi a dire in un modo o nell'altro io questa cosa la devo risolvere. Come questo tuo atteggiamento può essere un suggerimento, un aiuto per il genitore che vuole fare tutto fuorché la clausura con i suoi figli, insomma. Mi sembra che ho diversi amici appunto della mia età che hanno figli e spesso ci si confrontano anche sui temi educativi. Alla fine mi sembra di cogliere che le dinamiche profonde
della vita umana sono le stesse, no? Al di là delle scelte di vita che si possono fare, cioè la sfida delle relazioni resta comunque centrale per chiunque. E mi sembra che davvero la vera chiave di volta è quella di non sottrarsi mai al dialogo e alla fatica di rimettersi sempre in gioco, di ridare una possibilità all'altro, perché è troppo facile, no, mettersi addosso delle etichette e poi chiudere e far finta di niente, ma alla fine poi questo ci fa soffrire enormemente, no? E invece avere il coraggio di leggere le situazioni, magari mettendo un attimo di distanza, perché quando le emozioni ci travolgono poi è difficile gestire, no, con lucidità, però avere il coraggio di chiedersi nelle situazioni di conflitto, di fatica, come mai questo episodio, questo conflitto mi sta facendo così male, forse ci sono delle ferite che vengono riattivate dentro di me, no? Allora avere il coraggio di starci un po', di abitarle queste ferite, di visitarle e lasciare che ci parlino e andare a scoprire quali ombre della nostra vita hanno bisogno di essere illuminate da questo sguardo misericordioso del Signore, perché poi alla fine è questo. Alla fine tutti ci portiamo dentro una paura radicale della morte, no? Ogni litigio, ogni conflitto in fondo riattiva in noi la paura di non essere amati, di non essere amati abbastanza, di non essere compresi, di non essere importanti, no? E se si ha il coraggio di ammettere questo e di prendere un pochino in mano, allora forse si inizia a guardare anche l'altro, non più come un nemico, ma qualcuno che sta vivendo la nostra stessa ferita e che quindi lì, a quel livello profondo, ci si può nuovamente incontrare, magari appunto narrandosi le fatiche, le ferite, no? E riaccogliendosi. E rispetto alla relazione con i figli, diverse volte mi capita di incontrare giovani che si accostano al monastero. Quello che mi sembra cruciale è la qualità dello sguardo che noi poniamo sui giovani. Cioè, a me dà molto fastidio quando sento gli adulti che danno queste etichette, no, sui ragazzi. Dico, non ci sono più i giovani di una volta, non hanno più valori, non hanno più Dio, non credono più, non vanno in chiesa. In realtà per me questi sono luoghi comuni che sono assolutamente falsi, perché se ci poniamo dalla parte di come Dio guarda noi, sappiamo che tutti siamo creati in immagine e somiglianza di Lui, e quindi in ciascuno, solo per il fatto di essere uomo, appartenente alla comune umanità, c'è questo germe divino, no? Quindi questa ricerca di una presenza, di un tu, e quindi anche nei nostri giovani, inevitabilmente, se no non avrebbe senso, no? Anche il nostro credere. Allora se cominciamo a guardarli un po' con questo sguardo, ci rendiamo conto che in realtà questa sete di senso, di verità, di valori, se la portano dentro, anzi in maniera, a me a volte stupisce, ma in maniera anche molto più autentica di come poteva essere per me ai miei tempi, ecco. Sono giovani che si trovano in un contesto difficilissimo, che hanno bisogno di tantissimo ascolto, e a volte semplicemente il fermarsi ad ascoltarli li aiuta a ritrovarsi, a vedere la loro bellezza, no? Penso che sia proprio molto, molto semplice, anche molto naturale. Quando noi ci sentiamo guardati con uno sguardo d'amore, inevitabilmente viene fuori il meglio di noi. Ecco. Quindi, allora è vero che magari a volte come genitori forse facciamo l'errore di volere che i nostri figli siano un po' a nostra immagine e somiglianza, no? E quindi io avevo pensato questo per te, tu non sei come pensavo io, e quindi è un fallimento. Eh sì, questo è un tema grosso, grosso, grosso. Penso che un genitore, quando
quando mette al mondo un figlio, appunto ha tanti sogni, tanti desideri, soprattutto credo che proietti sui figli tutto ciò che non è riuscito ad essere o ad avere, no? Tutto ciò che è rimasto un po' incompiuto dentro di sé, segretamente nutriamo la speranza che chi nasce da noi possa invece non essere così ferito dalla vita come siamo stati noi, no? In sostanza poi questo è un desiderio bello, non è brutto. Il problema è che forse rispettare l'identità di ciascuno non è proprio così semplice, no? Perché chi l'ha detto che mio figlio possa si è chiamato davvero a completare quello che in me è rimasto incompiuto o a corrispondere ai miei sogni, no? E mi è capitata un'esperienza molto bella di un mio amico che con sua moglie hanno scoperto che aspettavano un bimbo e subito all'inizio della gravidanza hanno saputo che questo bimbo era Down. E ho seguito un po' questo travaglio di questa coppia nel decidere cosa fare rispetto a questa gravidanza, no? E quello che ho notato in questo giovane che conosco bene, insomma, è stato come se nello spazio di pochissimo tempo, perché dovevano decidere nel giro di un paio di mesi se tenere questo bimbo o abortire, ha dovuto fare tutti questi passaggi che un genitore ha magari 20-25 anni di tempo per fare, no? Cioè accettare che quel figlio non poteva essere la proiezione dei suoi desideri e gli ha crollato il mondo addosso in quel momento. Ma nel momento in cui è riuscito a fare questo passaggio, che per me è veramente un passaggio pasquale, assolutamente pasquale, tutto si è riaperto perché ha accettato che quel figlio potesse essere diverso da quello che lui si immaginava, ma che la sua vita sarebbe stata comunque preziosissima e importante, no? E adesso questo bimbo ha 7 anni e ogni volta che vedo insieme, ecco, questo papà con suo figlio, veramente mi viene la pelle d'oca, perché lui dice che è il dono più grande che poteva ricevere nella sua vita, no? Allora se ogni genitore potesse fare questo passaggio, non perché il figlio è disabile, ma perché il figlio è semplicemente altro da quello che mi aspettavo, forse scoprirebbe una bellezza, no, che ci sta sotto, che solitamente facciamo fatica a vedere. Ma come si fa a fare questo passaggio? Perché sai che è una delle cose più difficili in assoluto, nel senso che io stesso, che ho il duplice ruolo, se vogliamo, di educatore e di genitore, tante volte mi ritrovo da educatore a guardare me stesso come genitore e dire: ma che cacchio stai facendo? Nel senso che è innegabile che tu hai un anelito per cui è difficile, come dire, lasciare andare, nel senso di dire no, questa è la cosa giusta per te, quindi tu devi fare come dico io. E non è così che io adesso mi metto così e dico: ok, strappo le dita e da questa sera io ascolterò i miei figli, farò fare loro quello che desiderano, sempre nel rispetto di una crescita, e quindi butterò nel cassetto, nel gabinetto, tutti quelli che sono i sogni che ho sempre avuto su di lui, no? E non è così, cioè, che schiacci un tasto e capita. Questo penso che sia veramente una sfida. Come si può fare? Perché questi tuoi amici, caspita, hanno dovuto fare, come hai detto giustamente tu, tutto questo passaggio nel giro di poco tempo, no? E io sono genitore da 17 anni e non è così immediato comunque. È perché davvero è un cammino pasquale, cioè un cammino di ascesa grandissima, perché prima di tutto c'è il passaggio del ammettere a se stessi che si sta sognando su un'altra persona. Quindi in fondo che vogliamo tenerci stretto qualcosa, cioè San Francesco direbbe che vogliamo appropriarci dell'altra persona, no? E questo non è quello che il Signore fa con noi, perché mai ci forza, mai ci obbliga, no? Mai ci condiziona, ma sempre ci lascia liberi e ci lascia andare, no?
E quindi il solo ammettere a se stessi che si stanno coltivando questi sogni credo che richieda davvero un coraggio non indifferente. E poi una volta che si prende coscienza, dire ma qual è il vero bene di questo figlio? Cioè, io penso che il successo più grande di un educatore, al di là che sia genitore o educatore, sia quello di poter mettere le ali, no? Aiutare una persona a mettere le ali e poi lasciarla andare. Allora, paradossalmente, il genitore più riuscito è quello che poi a un certo punto lascia andare il figlio e basta. E lascia che faccia la sua vita, no? E lo stesso un educatore. Quando il ragazzo non mi cercherà più, allora quello sarà il momento in cui davvero il mio compito è arrivato al successo più alto. Ma per noi dire questo è difficile. Noi, ad esempio, noi a volte facciamo percorsi di accompagnamento spirituale, no? Quanto forte è la tentazione di tenere strette le persone a sé, perché comunque un rapporto educativo è sempre un rapporto che è anche appagante, per chi educa è anche nutriente, no? E invece la vera sfida è appunto quella del a un certo punto lasciare andare, lasciare che l'altro possa essere se stesso. E mi sembra che ci sia un criterio che è assolutamente semplice, ma come tutte le cose più semplici sono quelle più fantastiche, che è quello che il vero bene deve essere bene per tutti, per essere bene evangelico. Allora se io stringo una persona a me, apparentemente è un bene per me, ma in realtà forse sto semplicemente nutrendo il mio io e sto cercando un ritorno, no? In termini affettivi, in termini di appagamento. Ma non lo so se poi è un bene vero, no? Perché poi si verificano quelle strane situazioni che mi sembra siano sempre un po' più diffuse di questi figli, che poi a un certo punto i genitori si lamentano perché i figli non si sposano, perché i figli non fanno le loro scelte, ma forse c'è anche un atteggiamento educativo dietro, no? Quanto abbiamo educato i nostri figli a assumersi le proprie responsabilità, quanto abbiamo permesso ai nostri figli di sbagliare anche. E credo che sia sana la paura di un genitore che il figlio possa farsi del male, no? E la sfida sta proprio nel cercare la giusta misura, no? Lasciare andare quel tanto che basta per toccare la vita e lasciarsi toccare dalla vita, ma poi nello stesso tempo esserci, accompagnare nel momento in cui il figlio sperimenta un fallimento, sperimenta una ferita. Ecco, questo dosare, l'esserci e ritirarsi, no? Credo che sia veramente un'arte incredibile che non è affatto semplice, sì. Ma non c'è come lo sperimentarsi che ci aiuta ad impararlo, insomma. Ecco. Sì, tra l'altro tu hai proprio parlato anche di questo cammino pasquale e non è un caso, insomma, che noi ti... abbiamo, cioè nel senso, noi facciamo questo incontro fondamentalmente perché tra virgolette un po' il nostro ritiro della settimana santa dopo il percorso che abbiamo fatto con Don Omar nei lunedì. Allora ti dico, un po' alla luce di quello che tu hai detto, sapendo anche che per tutti i cristiani, ma in particolare io ricordo bene da alcune esperienze che ho fatto in passato con degli amici monaci, eccetera, che per il monaco o la monaca davvero la settimana santa o autentica, come la vogliamo chiamare, è proprio il fulcro, il centro della vita cristiana, il momento più importante, ecco, un po' come il matrimonio, il momento più importante. Allora, proprio per vivere al meglio questa settimana santa, per vivere anche al meglio la Pasqua, anche per rinascere, no? In qualcosa di nuovo, quale può essere per noi genitori un po' l'impegno, il fioretto, come diceva mia nonna, di questa settimana? Non fate fioretti, perché non funzionano. No, perché alimentano un modo di pensare Dio come qualcuno che
se io do qualcosa, sacrifico qualcosa, lui mi dà qualcosa, ma non è questa la logica della Settimana Santa, sicuramente. Cioè, la logica della Settimana Santa è quella di un amore assolutamente gratuito, che va fino in fondo, che non si sottrae, appunto, che non sfugge, ma che continuamente si offre, no? Dentro le pieghe della vita più strane. Forse il fatto di lasciarsi interpellare dai vari personaggi, no? che entrano in gioco nella passione, allora provare a immedesimarsi in Pietro, in Giuda, lasciarsi guardare appunto da quello sguardo di perdono di Gesù che riaccoglie Pietro, no? Oppure pensarsi lì nell'orto degli ulivi insieme a Gesù e stare lì con lui dentro questa angoscia, no? E ripensare alle nostre angosce, ai nostri calici che facciamo fatica ad accogliere, no? E sapere che questo è un uomo che ha vissuto tutto questo, un uomo come noi, fino in fondo come noi, no? E quindi provare a chiedere, ma chi sono io alla luce di questo uomo che ha vissuto così? Il centurione sotto la croce, si dice appunto nel Vangelo di Marco, che vedendolo morire in quel modo è arrivato a confessare davvero costui era il figlio di Dio. Ma in che modo è morto Gesù? È morto da disperato? È morto come tanti di noi, no? Cioè, ha deciso di essere uomo fino in fondo, non si è tirato indietro. E forse ha qualcosa da dire alle nostre morti, alla nostra fatica di stare dentro tante situazioni della vita, no? Ci mostra che c'è un modo altro di stare, che è un modo che poi apre la vita, apre la Pasqua, apre la risurrezione. Noi questa cosa facciamo sempre una fatica incredibile a crederla, no? Però è lì il cuore, cioè non è un Dio che ci toglie le croci, non è un Dio che ci toglie le croci, ma ci dice che dentro quelle croci c'è una possibilità di vita. Anzi, c'è la vita, non una possibilità, c'è veramente la vita. E questa, insomma, è una cosa gigantesca che è fuori dalla nostra portata, almeno a livello logico, no? Però ecco, un Dio così, io ci sto, nel senso che è un Dio che mi accompagna lungo il cammino, non che mi fa illudere che allora sì, andrà tutto bene, ma non è andato tutto bene, dobbiamo dircelo. Eppure, c'è vita dentro queste pieghe strane della storia che stiamo vivendo. E ce lo dicono tante, tante persone, tante situazioni, tanti gesti di solidarietà, di cura, no? E, ecco, io credo che la passione di Gesù ci possa insegnare un po' tutto questo, un modo altro di stare dentro la vita. E invece la sorella Emanuela, qual è il momento più importante, cioè quello che ti emoziona di più sempre in questa settimana? Tanto, diciamo, voi poi già fate un po' più di preghiera rispetto a noi, fate magari qualche messa in più, magari non rispetto a Don Omar, però rispetto a chi comunque magari riesce a ritagliarsi, caspita, magari giusto un'ora per andare, una mezz'oretta, 10 minuti per andare nel triduo in chiesa. Noi invece, giustamente, una suora di clausura vive davvero intensamente questa settimana e quindi forse assapora anche meglio rispetto a chi per lavoro non riesce tutto questo momento della storia di Gesù. Personalmente, proprio privatamente, per te qual è la cosa che colpisce sempre di più, la cosa che ti porti proprio come la perla preziosa di questa settimana? Credo che a seconda delle stagioni della vita, come ogni brano del Vangelo, ogni volta che noi ci accostiamo e lo preghiamo, risuona in maniera diversa, no? Perché noi siamo diversi, quindi anche la parola risuona in maniera diversa. Forse quest'anno un'immagine che mi colpisce tanto, che sta appena prima della passione, è quella dell'unzione di Betania, no? Di questa donna che unge i piedi di Gesù rompendo un vasetto d'alabastro che contiene questo nardo prezioso, no? È l'idea dello spreco, di un amore assolutamente sprecato, no? E l'immagine di questo vasetto
che deve essere rotto per spandere il suo profumo. Cioè la nostra vita deve essere spezzata, altrimenti non sprigiona profumo. È quel mistero, dicevo, dei paradossi, no? Finché non facciamo certe esperienze di rottura della nostra vita, non vediamo chi siamo veramente, la grandezza, la bellezza e la grandezza di cui siamo capaci, no? La capacità di dono di cui siamo capaci. E dentro questo spreco c'è anche il fatto che ci vuole tanto coraggio per rompere questo vasetto. E quando io decido di rompere questo vasetto, so che non posso più tornare indietro. Una volta rotto il vaso, tutto va perduto apparentemente. Va perduto il vaso che non si può più ricomporre, va perduto l'olio che si impregna dappertutto, non lo posso più raccogliere. Eppure misteriosamente lì c'è una vita in abbondanza, no? C'è un profumo che si espande ovunque, c'è una gioia, c'è una vita. Ecco, questo mistero quest'anno mi affascina tanto. Ho capito bene. Poi tu sai che è un mistero che ha ispirato anche la mia carriera cinematografica, però questo non lo diciamo, se no è pubblicità nascosta. Ti faccio un'ultima domanda, nel senso che sei entrata proprio con le ultime riflessioni, proprio nel cuore, no? Di quello che voleva essere il motivo per cui facciamo questa chiacchierata questa sera. Poi in realtà c'è una domanda che voglio farti in conclusione, o magari un'affermazione che tu puoi commentare, un po' provocatoria, un po' anche. Allora, prima mi ha colpito quando tu ti sei presentata un paio di cose che hai detto. Hai detto: io sono Emanuela Roberta, bla bla bla, e ho 50 anni e sono in monastero da 24, giusto? Ho sentito bene? Ok, allora, beh, prima di tutto questa cosa scardina un po' anche il nostro modo di vedere, perché di solito noi, magari non tutti, però chi ha delle visioni un po' stereotipate, non si immagina la monaca di 100 anni, e invece i genitori più o meno hanno la mia età, hanno la tua età, qualcuno qualche anno in meno, qualcuno ha la tua età, qualcuno qualche anno in più, però possiamo quasi dire che grosso modo siamo coscritti, no? E quindi già sicuramente parla molto trovare una persona giovane come noi, vero Don Omar, che ha fatto comunque una scelta. Mi colpisce il fatto che tu dica: ho 50 anni, sono in monastero da 24, no? Per cui praticamente la metà della tua vita tu l'hai vissuta, quasi, insomma, l'hai vissuta in questo modo, no? Qualcuno potrebbe dire una grande prova di fede, e qualcun altro invece potrebbe dire una grande follia. E questa cosa a me affascina, però spaventa anche, no? Perché da una parte mi affascina tante volte quando io ho dei dubbi, magari sul dire boh, ma Dio, va di qua. Poi penso a chi, come nel tuo caso, fa una scelta del genere, sicuramente questa cosa è rassicurante. Altre volte invece spaventano, proprio per dire: ma caspita, ma io sono qui a vivere la mia vita cercando di. C'è gente invece che forse la butta via, no? Ecco. Tu come, vabbè, è una domanda stupida, infatti non era una domanda ovviamente, però è vero che tante volte noi vediamo la vita della monaca o come una grande prova di fede o come una grande prova di pazzia, no? E in media sta a virtus, boh. Posso dire proprio con una battuta reciproco quando guardo le coppie di sposi, può essere una grandissima follia oppure una grandissima prova di fede, perché poi alla fine le vocazioni diverse non sono altro che modalità di declinare un cammino di fede, se ci crediamo ovviamente. Per cui è al giorno d'oggi poi dico grandissima follia sposarsi, non c'è dubbio. Magari c'è qualche genitore dei nostri che sta dicendo: potessi andare io in monastero. Per cui, cioè, voglio dire, alla fine le dinamiche poi sono quelle, no? Cioè, qualsiasi vocazione, se ci entriamo con tutto,
tutto lo spessore che una vocazione comporta è una follia, è chiaro che è una follia. È una follia vivere insieme una vita a due, cioè con le sfide poi che soprattutto oggi si presentano, no? Oppure appunto può essere anche uno spreco, perché fare dei figli al giorno d'oggi, che spreco, cioè che spreco di energie, di... ma in realtà lo sapete meglio di me, cioè, c'è un centuplo lì dentro che è impagabile, quindi perché non essere folli, insomma. Sì, è sempre un po' proprio la dinamica del vasetto di olio di nardo che tu dicevi prima, no? Ed è un po' anche il filo rosso che ci ha condotto questa serata, comunque l'idea del mettere le ali è anche una cosa che mi è piaciuta molto. Don Omar, io direi che ho concluso la mia serie di domande. Io personalmente ringrazio la sorella Emanuela e ti lascio la parola. Sì, nulla da aggiungere, ci ha dato sorella Emanuela Roberta tante cose sulle quali riflettere, un po' di invidia, un po' anche un sacco di cose sulle quali tornare sicuramente a riflettere. Penso che possa essere, ha passato l'esame, è stata il giusto, la ciliegina su quella che è stata la torta del nostro cammino quaresimale insieme. Non mi resta altro che augurarvi una buona Pasqua. Abbiamo camminato fino a qui, abbiamo cercato di riscoprire il volto di Dio, ci siamo confrontati con chi vive a stretto contatto con Dio, avere l'esperienza della vita claustrale, dell'amore fraterno, e adesso che sia davvero una Pasqua diversa, abbiamo imparato a vedere Dio in un modo un pochino diverso, ho provocato su tanti aspetti, mi auguro davvero che sia la Pasqua giusta, finalmente quella Pasqua di conversione che noi sogniamo e aspettiamo sempre, ve lo auguro di tutto cuore. In questi giorni io sarò ospite nel monastero capitanato da suora Emanuela Roberta, quindi mi riposerò anche per voi, ma troverò sicuramente spazio per portarvi nelle mie preghiere. Vi ringrazio davvero di questa bella esperienza che abbiamo vissuto insieme in questa quaresima e vi auguro davvero una felice Pasqua e una buona notte a tutti.